penso che Maria è questa donna di speranza perché ci indica qual è la vera, reale fonte della nostra speranza. Ci insegna ad andare alla fonte della speranza. Sappiamo tutti che la speranza è una virtù teologale, insieme con la carità, con la fede e la carità. Perché? Perché ci mette in contatto diretto con Dio. La fede, la speranza e la carità. E quindi la speranza non è un ideale, non è un sentimento che si aggiunge a tanti altri buoni sentimenti che possiamo avere, perché la speranza noi la possiamo attingere solo a quella fonte inesauribile che è la persona di Gesù. La possiamo attingere dall'incontro, dal nostro incontro personale e cosciente con Gesù Cristo. E qui ci serve ricordare il discorso, il famoso discorso sul pane della vita, sul pane di vita, che Gesù fa nella sinagoga della cittadina di Cafarnao dopo la moltiplicazione di pane, dei pani e dei pesci, ricorderete, e cominciò a parlare di un altro pane che era la sua persona. Se non mangerete la mia carne e non berrete il mio sangue, non avrete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà la vita eterna. Questo è il pane disceso dal cielo. E cosa vuol dire? Vuol dire che chi non si nutre, voleva dire Gesù, chi non si nutre di me, io sono il pane vero, il pane disceso dal cielo che dà la vita eterna. E quale fu la reazione dei discepoli, degli ascoltatori? Ricorderete, l'Evangelista ricorda una espressione, diciamo, emblematica di quello che molti pensavano. Questo linguaggio è duro e chi può intenderlo? Questo linguaggio è difficile da capire. Soprattutto è difficile da accettare, è un qualche cosa che va al di fuori di quelli che sono i parametri umani. Soprattutto domanda un atto di grandissima fiducia, bisogna fidarsi di quello che Gesù dice. E Giovanni amaramente nota, l'Evangelista, che da quel momento avviene come una svolta nella vita pubblica di Gesù. Da quel momento molti cominciarono a tirarsi indietro e non seguivano più Gesù. E che cosa fa Gesù? Non attenua quel discorso sul pane della vita, non lo addolcisce, non dice: beh, sì, ho detto così, ma volevo dire un'altra cosa. No, no, lo riafferma in maniera indiretta, perché rivolgendosi ai più vicini, agli apostoli, ai discepoli più vicini, dice: forse volete andarvene anche voi, con la libertà anche di perderli tutti, ma non poteva cambiare quel discorso. E arriviamo, forse lo ricorderete, alla professione di fede di Pietro, una delle professioni di fede di Pietro nella sua irruente generosità. Signore, da chi andremo? Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Eccola qui la fonte della nostra speranza, la fonte inesauribile della speranza. Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Ripetiamola qualche volta questa invocazione, questa espressione di fede, di fiducia, di speranza nella nostra vita, nella nostra giornata, soprattutto quando anche noi magari siamo tentati di tirarci indietro
di non fidarci più del Signore, di riporre la nostra fiducia in altre persone, in altre realtà, in altre cose. Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. E la speranza non è neanche un facile ottimismo che chiude gli occhi sulla realtà. È un qualche cosa di forte, la speranza come virtù, che è come che ci porta a mettere, a gettare la nostra ancora in Dio, ad ancorarci in maniera forte e sicura a Dio. E guardate, è vero, nel nostro mondo occidentale, nelle nostre società, per molti è diventato difficile credere in Dio, è diventato difficile attenersi ancorati in Dio. E alcuni arrivano a vedere anche l'esistenza di Dio come un qualche cosa che limita, che impedisce una realizzazione piena della propria vita. E per molti può anche, o molti possono anche arrivare a pensare come un qualche cosa di inconcepibile che Dio li accompagni, che Dio si interessi di loro, che Dio li ami. Ossia che nel nostro mondo, nelle nostre società, di fatto molti si tirano indietro e non seguono più Gesù. È la realtà che abbiamo davanti. E sappiamo noi, pure desideriamo credere, vogliamo credere e crediamo, no? E sappiamo quanto questo ci costa in qualche momento, perché diventa difficile anche per noi, o quasi una fatica, fare questo atto di fiducia totale e completa in Dio. Ma sappiamo anche, e chissà quante volte anche l'abbiamo sperimentato, che quando riusciamo ad appoggiarci sulla presenza di Dio, ad ancorarci a questa presenza di Dio, Cristo accende veramente una speranza per il mondo. Ed è una speranza questa che è sempre creatrice, crea sempre qualche cosa di nuovo. Guardate, senza di essa lo scoraggiamento diventa una tentazione vera per tutti e può provocare anche la rassegnazione dinanzi al nostro futuro personale come persone, al futuro dell'umanità, al futuro del mondo, al futuro di tutta la creazione. E sappiamo come senza il radicamento in Dio e in questa speranza, diciamo, sappiamo come può arrivare o possono arrivare anche i momenti della disperazione o della esasperazione, com'è che la speranza in noi tende a spegnersi sotto i venti della durezza della vita o di tante tragedie anche che segnano la nostra vita, come siamo provati e ci sentiamo provati nella nostra speranza. E allora, ecco, ripetiamo qualche volta nella nostra giornata, impariamo a ripetere le parole di Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, sei tu la mia speranza, sei tu che alimenti la mia speranza. E termino con una espressione di Sant'Agostino che
Chissà quante volte l'avremmo ascoltata e sentita. Dice nelle confessioni: Signore, siamo fatti per te e il nostro cuore è inquieto, vive nell'inquietudine, nell'amarezza, nell'incertezza, finché non riposa in te. E questo ci dice che non è una dimensione questa della fiducia in Dio, della speranza, del restare ancorati in Dio, non è una dimensione, un qualche cosa che può esserci o non esserci, ma fa parte, è parte del nostro essere, della nostra essenza di essere umani e divini al tempo stesso. Stamattina, passeggiando lungo il mare, un pesciolino poverino era rimasto nell'andirivieni delle onde, era rimasto sulla sabbia e stava cercando di raggiungere l'acqua. Perché? Perché quello è l'ambiente della sua vita, al di fuori dell'acqua, al di fuori del mare, di quell'ambiente che è la sua vita, è destinato a morire. Se l'ambiente della nostra vita è Dio, lì ci dobbiamo ancorare per vivere, per sperare, per non cadere nella rassegnazione, nello scoraggiamento, Dio non voglia nella disperazione o nella esasperazione. Siamo fatti per te, Signore, il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te, finché non si ancora a te, resta senza speranza. Ho finito e ricordo le parole di Pietro, ripetiamole spesso. Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Non è un'invocazione, un'espressione di fiducia lunga, è complicata, è facile da ricordare, ma è un'espressione di amore e di fiducia nel Signore che ci fa dire: sei tu, Signore, la mia speranza.